Lo so che lo avete già preso in carico, però vorrei solo stare tranquilla, ecco. Andrà bene questa salopettina? Mi sembra così piccola. Come andiamo lì nel bagnetto, Smarty? È bello? Sì, è bello. Una cosa da fare. Cosa dobbiamo fare? Mamma, mi ho appena cambiato un pannolino che non ti dico. Sì, te lo risparmio decisamente. Danny. Sì, infatti non vedo l'ora di togliergli il pannolino. Sì, assolutamente, di passare al vasino. Adesso appena inizia a fare più caldo, lo porto a scegliere un vasino e poi iniziamo con lo spannolinamento. Assolutamente. Sì. Sì, ma ti ha detto qualche parolina, sì, anche oggi, sì, intendo nel corso della giornata, sì. La torta. Sì. Sì, forse sta riprendendo pian piano, sono molto sollevata. Mi avevano detto che avrebbe riniziato così, in teoria, ecco. Speriamo che torni quella di prima, ecco, sì. Tra l'altro, oggi è arrivata un'altra busta. Sì. No, nessun biglietto questa volta. No, non vuota. Ti sto dicendo, è arrivata questa busta con un calzino da neonato. No, pulito, pulito. No. Secondo me è qualcuno che ci sta facendo degli scherzi. Non lo so, sono troppo suggestionata da tutta questa situazione, vorrei solo tornare alla normalità. Stanno già indagando sul caso e sì, lo segnalerò. Sì, ho sentito, hanno trovato un altro bambino. Sì. Non lo so, è tutto così inspiegabile. Davvero vorrei solo tornare alla normalità. Cosa succede qua, Smarty? Perché dormono tutti? Come dormono tutti, amore? Dormono tutti. Volevo parlare con la sorellina. Volevi parlare con la sorellina? Ma Blobby non sa ancora parlare, amore. Madame, perché Piccolina, Smarty. Puoi farla dondolare, però. Ti ricordi? Piano piano così. no? Sì. Ecco, lei dondola, guarda. Visto com'è contenta di dondolare? Contenta di dondolare. Penso proprio di sì, Smarty. Ma dove hai lasciato Pony oggi? Di là? No, è che allora lui oggi riposava. Voleva riposare un po'. Sì. Ah, ecco. Ecco perché non l'abbiamo visto. Sta ancora facendo la nanna. Farà nanna il mio pony. È molto bravo. È molto bravo, ho notato, Smarty. Ma cosa sta facendo Matilì? Ma Dorme. come dorme? Dorme anche lei. Amore, Matti, ma ti sei addormentata veramente così? Stai dormendo ancora, cucciola? Matti, adesso la porto a letto, allora, come si fa a dormire così? Ecco a cosa ti riferivi, Smarty, quando mi hai detto qui dormono tutti. Blubby dorme, Matti dorme. Danny, tu? Danny, non mangiarti la bacchetta, eh? Guarda che non è un grissino come dice Matti, non mangiarla, Danny. Ehi, Monello. Ma adesso suoni un po'. Porto di là Matti, però, che sta già facendo la nanna, povera cucciola. Matti, amore, piccola polpetta, vieni, vieni qua. Oh, Issa. Ok, hanno suonato alla porta. No. Sì, ho intravisto qualcuno, ma non sono sicura. Sì, quando ho aperto la porta c'era questa busta. No, la persona era sparita. C'era questa busta, solo questa busta. No, niente biglietto questa volta. Gliel'ho spiegato. Un calzino da neonato. Lo so che lo avete già preso in carico, però vorrei solo stare tranquilla, ecco. Visto quello che è successo e. Sì. No, non stiamo uscendo di casa. No. A parte per le visite di Matilde, ma lo so che state già facendo tutto il possibile, lo so. Ok. No. Sì, tutti bene.
Mati, amore, piccola polpettina, adesso facciamo un bel gioco. Sei pronta? Un bel gioco con la mamma. Cosa ha messo qua la mamma? I libri, vero? I libri, di un po' libri. Mati, cosa sono questi? Ti ricordi, amore, cosa sono? Sono dei libretti bellissimi, adesso li leggiamo insieme, ok? Guarda, mettiti bene avanti, ecco qua. Guarda, guarda un po'. Iniziamo da questo? Dai, vediamo un po' cosa c'è all'interno. Allora, prima pagina, un quadrato, questo è un quadrato. E di che colore è, Mati? Io sono sicura che lo sai, è viola, vero? E chi c'è qui alla finestra? Chi è questo? È un cagnolino? È Bubu? Bubu! Ma ti hai detto Bubu, amore! Chi è Bubu? Bubu! Il tuo Bubu, amore! Te lo porta la mamma! Ma sicura che quella alla finestra sia Bubu? Mati, è Bubu? È un cagnolino? È un gattino? Chi è? Dì un po'. Bubu. Te lo porto, amore, la tua vocina. Bubu vuoi? Eccolo qua! Chi è questo? Chi è, Mati? Chi è? Dai, che l'hai appena detto? Chi è? È Bubu, vero? È Bubu. Fammi sentire come dici Bubu. Mati, di Bubu. Dai, Mati, chi è lui? Eh? Bubu, vero? Bubu. Mati, ti ricordi chi sono io? Sono la mamma, vero? Sono mamma io? Ma. Bravissima, Mati! Sono la tua mamma. Mamma, vero? E tu invece sei la mamma di? Bubu. Di Bubu, vero? Dimmi un po', di chi sei la mamma tu? Di? Chi è il tuo piccolino lì? È Bubu. Bubu. Bravissima, Mati! Vediamo di dire qualche altra parolina adesso. Vediamo un po'. Ma che bello, guarda. Allora, qui c'è un trenino. Vedi che è un trenino? Guarda che bello. Un trenino con tutti i vagoni. Tieni aperto tu, Mati, bravissima. E chi c'è qua? C'è un... Chi è questo? È una tartaruga, Mati? Eh? È una tartaruga questa? No. No, non è una tartaruga, amore. Hai ragione, non è una tartaruga. E che cos'è? È un gattino? È un gattino, Mati, quello è un cagnolino. È un cagnolino forse, vero? Bravissima la mia Mati, vedrai che andrà sempre meglio. Sempre, sempre meglio. Andiamo avanti a leggere? Gloopy, guarda che bell'outfit che ha scelto per te la mamma, amore. Allora, magliette, calzamaglia, salopetti in velluto, scarpine e fiocchetto. Lo sai che Mati oggi ha fatto dei progressi fantastici? Lo sai? Blubina? Amore, lo so, lo so. Adesso togliamo tutto che questo va messo a lavare. Eccoti qua. Andrà bene questa salopettina? Mi sembra così piccola. Blubina? Vediamo se ti va bene. Aspetta, aspetta, un po' di pazienza. Quasi fatto, quasi fatto. Chiamo le scarpine che fa la nonna. Ma che belle. Amo questo colore. Ecco qua la mia piccola. Blubi, sei pronta che andiamo di là, amore? Stai dormendo? Sei addormentata, cucciola. Vieni, pasticcina. Ma possibile che c'è sempre così tanto disordine? Mamma mia, anche nell'armadio. Devo assolutamente sistemare tutto un po' meglio. Ecco qua. Perfetto. Pieghiamolo così. Smarty! Amore, vieni qua. Vieni, Smarty. Vieni amore, la mamma sta piegando le cosine. Questa è già piegata. Ciao. Ciao Smarty, amore. Ma quanto sei carina.
Sì, ho il vestito. Eh sì, oggi hai messo il vestito. Sì, questo qui che dà i bottoncini. I bottoncini sono bellissimi, amore. Ma lo sai che tra poco dobbiamo fare il bagnetto? Hm? No, non voglio fare il bagnetto, mamma. Sì, Smarty, dobbiamo lavare anche i capelli e poi dobbiamo mettere il pigiamino. Così almeno quando la mamma prepara la cena è già tutto pronto. Hm? E poi si va a nanna, senza fare tardi. Senza fare tardi, ma mamma, ma Smarty, non voglio lavare i capelli. Amore, lo so che non ti va poi di asciugare i capelli perché ci mettiamo tanto, però bisogna farlo. No, mamma, perché dobbiamo asciugare i capelli? Amore, fa ancora freddo per lasciare i capelli bagnati. Hm? Dai, adesso preparo di là il bagno così facciamo un bel bagnetto. No, è anche a pugno allora. Sì, è anche a pugno. Accappatoio, eccolo qui. Dai Smarty, vieni, c'è anche la paperella nei corno che ti aspetta. Come andiamo lì nel bagnetto, Smarty? È bello? Sì, è bello. Vedi? Vedi che tu non volevi fare il bagno, invece ti piace tanto. Hm? Sì. Ecco qui, una piccola Smarty dopo il bagnetto. Come ti senti, Smarty? Pulita? Sì. Dai signorina, asciughiamo bene i capelli. Ok Smarty, ferma, eh? Abbiamo quasi fatto. Aspetta. Ok. Mettiamo il pigiama di Frozen. Sì, il pigiama nuovo azzurro. Ah, ecco qua, vediamo un po' come ti va. Va bene Smarty? Molto bello. Molto bello. Mettiamo le calzine. Ecco qua, una. E anche l'altra. E due. Ecco qua, Smarty. Ma che bello, mamma. Bellissimo questo pigiamino, è vero? Sì, di Frozen. Di Frozen, come dici tu. Amore, ma è proprio carino. Ti sta benissimo, piccola Smarty. Grazie, mamma. Sei proprio, proprio carina. Carina come i pony. Ecco qua. Aspetta, eh. Teniamo i capelli, Smarty. Poi ti metto due fiocchetti così non stanno davanti e non ti danno fastidio e possiamo cenare tranquillamente. Hm? Bene, Smarty? Sì. Sì, ottimo, aspetta. Uno. Ferma così. Ferma, ferma. E due. Ma sei proprio una principessina, Smarty? Sì, una principessina. Stai benissimo, amore. Proprio, proprio carina. Dai che andiamo di là. Vieni. Bravo, Danny, amore. Scegli tra i tuoi pigiamini uno che vuoi indossare dopo. Hm? Così ci prepariamo per la nanna. No. Come sarebbe a dire no, signorino? No. Dai, Danny, un bel pigiamino. Così poi ceniamo e poi tutti a dormire. Danny, questo. Danny, ti ho già spiegato che quello lì è il pigiama di Matti. Ma perché i vestiti delle tue sorelline ti piacciono sempre di più dei tuoi? Dai Danny, mi impegno tanto con il tuo guardaroba. Dimmi un po', quale vuoi mettere tra questi? Righe? Oppure questo? Dinosauri? Dinosauri? Hm? Magari mettiamo questo? Dino style? Yeah. Dai, bellissimo questo, Danny. Dinosauri. Dinosauri. Non ci posso credere, è ancora numero sconosciuto. Pronto? Pronto? Senta, posso sapere con chi sto parlando? Tutta questa situazione mi sta letteralmente... Finalmente! Matilde è a casa grazie a noi. Matilde è a casa grazie a voi. Voi chi? Con chi sto parlando? Mi dica con chi sto parlando. C'è ancora una cosa da fare. Una cosa da fare? Cosa dobbiamo fare? Lasciateci in pace, vi prego, lasciateci in pace. Avete un bambino. Per qualche giorno. Cosa? Pronto?
Pronto? Pronto? Un bambino.